Buongiorno, riprendiamo con le simulazioni, più o meno dove eravamo arrivati la volta scorsa. Allora, abbiamo il nostro oggetto evento che è, diciamo, quello che viene schedulato sulla retta dei tempi. Il nostro simulatore avanza ad eventi, un evento alla volta, estrae l'evento che è più il primo evento che deve essere processato. Quindi gli eventi devono essere comparable, perché quello che viene chiamata la lista degli eventi in realtà è una coda prioritaria degli eventi, non è una lista degli eventi. La coda prioritaria degli eventi, noi estraiamo l'evento più significativo e lo processiamo. Bisogna decidere se a processare l'evento è in qualche modo la classe simulatore, la classe main, qualche altra classe, ma questi sono dettagli. Dettagli di realizzazione, dettagli implementativi, non cambiano il concetto. La cosa fondamentale è che noi avremo da qualche parte una classe, in questo caso il nostro ospedale, che al suo interno processa i vari eventi. Quindi il passo contiene al suo interno un grande switch in cui viene preso un evento dalla nostra priority queue, in questo caso con poll. Vi ricordo che ci sono due possibili modi per estrarre un evento da una, il primo elemento da una lista prioritaria, da una priority queue. Se non sbaglio, uno è poll e l'altro è extract. Si comportano diversamente, qualcuno di voi me l'ha chiesto, si comportano diversamente se la coda è vuota. Qualcuno restituisce null, qualcuno genera un'eccezione. Questo non ci tocca, perché in realtà noi facciamo un passo nella nostra simulazione quando sappiamo che c'è un evento che ci attende, perché se ricordate la nostra step è all'interno di un while finché ci sono eventi. Quindi comunque non ci tange che cosa succede quando la coda è vuota. A questo punto estraiamo un evento e processiamo l'evento. Quindi l'evento in qualche modo deve contenere tutto quello che serve al nostro simulatore per fare un passo della simulazione. E così siamo andati avanti nella lezione scorsa, siamo andati avanti un passettino alla volta aggiungendo contenuto al nostro evento. Fra parentesi, vi ricordate la volta scorsa che io mi ho fatto una figuraccia cercando di trasformare il timestamp in un long, perché non mi ricordavo la funzione, e ricordo e ringrazio il vostro collega che l'ha controllato al volo su internet. Oggi, dopo questa lezione, Fulvio passerà un po' di tempo a spiegarvi come vengono e come si possono trattare le date in Java. Quindi chiudendo questo argomento. Quindi, stavo dicendo, all'interno della nostra funzione, all'interno della nostra funzione, della nostra classe evento, abbiamo bisogno delle informazioni che servono al simulatore per gestire un evento. E queste sono sicuramente quando avviene l'evento, e quindi time, se volete, il tipo dell'evento, qual è il tipo dell'evento, che cosa è successo in quel dato istante di tempo. Allora, la classe evento implementa comparable, e il compare è semplicemente un compare fra i tempi. Quindi io vado a selezionare l'evento più recente all'interno della mia coda prioritaria degli eventi, e i tipi degli eventi sono all'interno di un enum, in modo da avere un minimo di vincoli di dominio, poter mettere soltanto dei valori che sono sensati. E parlando
fra di voi, parlando con voi, mi avete detto che servivano questi 5 eventi. Quando un paziente inizia a essere curato da un medico, quando un paziente diventa fuori pericolo e quando un paziente è completamente guarito. E quinto evento, purtroppo, quando un paziente muore. Perché abbiamo detto che un paziente arriva all'ospedale, in base alla sua gravità noi scheduliamo la sua possibile futura morte. Se riusciamo a curarlo in tempo, bene, vuol dire che ignoreremo l'evento morte. Vi ho detto la volta scorsa, ma lo ripeto perché è un concetto tutto sommato che può essere utile, in questi simulatori a eventi talvolta conviene essere in grado di ignorare alcuni eventi perché ormai non sono più validi, perché ormai è successo qualcosa che li rende inutili, senza andare nella coda a cercare di rimuovere eventi. Per cui io ho un paziente, il paziente arriva e schedulo la sua futura possibile morte. Poi magari lo curo, fantastico, lui è curato. Poi arriva l'evento in cui quel paziente muore, però quel paziente è già stato curato, io semplicemente ignoro l'evento. Non devo preoccuparmi di rimuovere dalla mia coda degli eventi il fatto che il paziente dovrà morire, ma semplicemente ignoro questo evento quando compare e passerò all'evento successivo. Poi abbiamo anche visto che talvolta è necessario nella classe evento aggiungere informazioni, perché semplicemente quando e il tipo di evento non mi basta. Ad esempio qui ci siamo resi conto che poteva essere utile associare a un evento un paziente, per cui l'evento è un evento di quel paziente, è un evento che fa riferimento a uno specifico paziente. Allora i pazienti sono identificati da un numero, perché nel DAO, nel mio database, il paziente è associato a un ID e io sono in grado di associare, io ho una mappa dei pazienti, per cui andiamo a prendere il main. Ho una mappa dei pazienti, per cui io sono in grado di associare un numero, un codice a uno specifico paziente. Non uso un vettore perché i pazienti potrebbero avere degli interi che saltano 1, 3, 50.000, 200.000 e quindi non avrebbe senso avere un vettore di 500.000 elementi per avere due pazienti, l'1, il 2, tre pazienti, l'1, il 2 e il 500.000, e quindi ho una mappa. Avevamo anche visto che abbiamo dovuto mettere la funzione di hash per gestire la mappa. Fatemi partire il database. Direi che funziona. Allora, a questo punto abbiamo iniziato a scrivere la nostra funzione, diciamo il cuore della simulazione, che è il grande switch su cosa faccio quando io ho un evento. Devo dire che quasi tutti i simulatori che mi sono trovato a scrivere hanno al loro interno questo grosso switch in cui per ogni possibile evento faccio alcune cose. Se la funzione diventa troppo grande chiamo delle sottofunzioni, però fondamentalmente sono un grande switch. In questo caso probabilmente non abbiamo bisogno di avere delle sottofunzioni. Allora, quando arriva un paziente? Direi che quello che ci serve è che dobbiamo segnare che quel paziente è arrivato e metterlo nella lista di attesa.
Allora, avevamo, per fare questo avevamo aggiunto una, un campo al nostro paziente. Ed era quando il paziente è arrivato. Quindi, ma probabilmente più. Oh. Andiamo a prendere qual è il paziente di cui ci stiamo occupando e poi segniamoci quando è arrivato e mettiamolo in lista d'attesa. Questo è senz'altro qualcosa che dobbiamo fare. Allora, come può, che cosa deve fare il mio simulatore? Il mio simulatore deve processare un evento. Tutte le volte che succede un evento, tendenzialmente io aggiorno la mia situazione, le mie liste d'attesa, e poi cosa devo fare secondo voi? Tendenzialmente vedo se posso associare e posso mettermi a curare dei pazienti. Allora, questo quando lo devo fare? Ma in teoria in ogni momento, di fatto soltanto quando succede un evento, perché quando succede un evento il mio sistema sta in qualche modo cambiando. Quindi al mio ospedale probabilmente serve avere un elenco o comunque un contatore su quanti sono i dottori disponibili. Quindi quello l'avevo già messo. Doctors, quanti sono i dottori disponibili in quel momento? Allora, quando io ho un evento, dopo aver processato l'evento, posso chiedermi se posso mettermi a curare un paziente. Allora, quando è che posso mettermi a curare un paziente? Vediamo se mi sapete dire quali sono le condizioni. Sono due condizioni che devono esserci se io posso iniziare a curare un paziente. Doctors, magari chiamiamolo available doctors. Dottori disponibili. Ok. Io li chiamo dottori disponibili. Allora, quando è che io posso mettermi a curare un paziente? Quali sono le condizioni per cui io posso curare un paziente? La prima condizione ve la regalo io. Available doctors è maggiore di 0. C'è un dottore disponibile. And non tutti insieme, la risposta è corretta. La registrazione non si. La risposta è giusta, c'è un paziente che deve essere curato. Quindi aspettiamo.
Quindi, se c'è un dottore e almeno un paziente nella lista d'attesa, che cosa devo fare? Prendo quel paziente. Chiaramente diminuisco di uno il numero dei dottori disponibili. Prendo quel paziente e inizio a curarlo. Allora, che cosa vuol dire curare un paziente? Significa creare degli eventi. Perché curare un paziente vuol dire che io prendo un paziente e io schedulo degli eventi nel futuro che lo riguardano. Allora, un evento che sicuramente io devo schedulare è ho due eventi, uno out of danger e l'altro full recovery. Quindi, ma segniamoci una variabile che mi dice qual è l'istante attuale di tempo. Time. Quindi now mi dice qual è l'istante di tempo attuale. L'ho preso dall'evento. Se io prendo dall'evento, vedo qual è l'istante di tempo attuale. Allora, devo schedulare due eventi e il paziente quindi avrà un primo evento che evento ho? Allora, qual è il costruttore dell'evento? Il tipo dell'evento è un evento che riguarda, vediamo com'è, time, event type e paziente. Allora, il primo evento succede a now più, vi ricordate dopo quanto tempo il paziente finiva fuori pericolo? Neanch'io, mi sembra 15 minuti. Per 60 per 1000. 15 minuti? Dopo 15 minuti il paziente è fuori pericolo, quindi tipo dell'evento. Paziente fuori pericolo, che paziente? P.getID. Quindi, e questo evento lo devo inserire nella mia coda degli eventi. Quindi la mia lista degli eventi, che si chiama event list, aggiungo l'evento E1. A questo punto ho un secondo evento che mi dice quando il paziente è totalmente guarito, e quindi che è dopo, mi sembra che fosse 30 minuti, che era il tempo necessario per curare completamente un paziente. Paziente completamente recuperato. E aggiungo anche l'evento E2. Quindi, se io ho un medico e un paziente, cosa faccio? Mi segno quel medico come occupato. Non sto considerando i medici ancora o diversi tipi di medici, questo potreste farlo voi quando nell'esercitazione, ad esempio.
semplicemente mi sto segnando che c'è un medico di meno e che quel paziente fra un certo tempo sarà fuori pericolo e fra un altro tempo sarà recuperato. Ci sono dubbi finora? Adesso, questo è un if. Vi fa senso che make sense? Ha senso che sia un if? Non potrei avere in un dato istante più pazienti da curare e più medici disponibili? Non è così sicuro, perché visto che io i pazienti li vado a inserire, in effetti io processo un evento ogni volta che ho un paziente. Quindi forse no, forse l'if va bene, però mettere qui un while sicuramente non fa male. Quindi finché ci sono pazienti da curare e medici disponibili, io mi segno queste situazioni. Adesso continuiamo ad andare avanti su quelli che sono i vari eventi. Morte di un paziente. Cosa faccio quando un paziente muore? Ma questo lo posso mettere fuori dallo switch, tanto tendenzialmente in tutti i vari case ho bisogno di parlare di uno specifico paziente. Allora, cosa faccio quando un paziente muore? Poveraccio, lo segno morto, ovviamente. Quindi p.setstatus dead. Mi sembra che un possibile status fosse morto. Esatto. Basta fare questo? Basta fare questo quando un paziente muore? No, ovviamente, se no non lo starei chiedendo. Che cos'altro? Pensate a in che situazione potrei trovarmi quando ho l'evento paziente morto. Dove può essere il paziente? Il paziente può essere in tre situazioni. Prima situazione, e questa ve la dico io, è in coda. Ok, è morto. Fine. Seconda situazione. C'era un dottore che lo stava curando. In questo caso il paziente è morto e il dottore è libero, tendenzialmente. Terza situazione, in realtà quattro situazioni, scusate. Terza situazione, c'era un dottore che lo stava curando, ma lui ormai è fuori pericolo. Ignoro l'evento. Quarta situazione, arriva il paziente, ho l'evento paziente morto, ma lui ormai è totalmente in salute perché è già stato completamente curato e quindi semplicemente ignoro l'evento. Quindi ho due occasioni in cui io ignoro l'evento e sono se il paziente è già guarito, se il paziente è già fuori pericolo fondamentalmente. Allora, come faccio a sapere che il paziente è fuori pericolo? Mi serve nella struttura del paziente avere delle altre avere in qualche modo uno stato del paziente. Quindi il paziente è in un certo stato. Il paziente può essere morto, va bene, poveraccio, può essere ormai fuori pericolo, safe, oppure può essere ancora lì lì fra la vita e la morte e quindi lo considero come potenzialmente ferito. Allora, se l'evento di morte avviene quando il paziente è safe oppure dead,
lo ignoro, molto semplicemente. Quindi l'unico caso in cui io devo occuparmi di un evento del paziente è quando lo stato del paziente è injured. Questo. Quindi torniamo al paziente, all'ospedale. If P punto get status enum uguale quindi se il paziente è ferito, allora devo fare qualcosa e vedo esattamente che cosa devo fare. Ma se il paziente non era ferito, non faccio assolutamente nulla. A questo punto, abbiamo detto che il paziente poteva essere ancora, fra virgolette, sotto i ferri. Come faccio a capire se il paziente è sotto i ferri? Ho qualche modo per capire se il paziente... Come faccio a distinguere un paziente che è in lista d'attesa da un paziente che è ferito sì, ma attualmente sotto i ferri di un dottore? Perché quello che devo fare è diverso tendenzialmente. Qualche idea? Come? Sì, ok, io ho l'evento quando inizio a curare un paziente, ma come faccio a sapere, quando io ho un evento morte su un certo paziente, come fa il mio simulatore a sapere che quel paziente è in coda o sotto i ferri? Se ho passato quell'evento, d'accordo, quindi in qualche modo me lo devo memorizzare qua dentro. Quindi, sapere soltanto che è ferito non mi basta, devo anche sapere se è ferito sotto i ferri o ferito in coda. Si scrive così? Sotto i ferri in inglese come si può dire? Ma mettiamo treated, che sicuramente non è bello però. Quindi il mio paziente può essere o ferito in coda o ferito sotto i ferri o ormai sano o tutto sommato morto. Quindi torniamo all'ospedale. Allora, se il paziente è safe, posso semplicemente ignorare l'evento. Ma possiamo fare un altro switch? Se vi piace uno switch nello switch? No, ok. Altrimenti, visto che non vi piace lo switch nello switch, se il paziente è morto,
Vabbè, questo potenzialmente è un errore perché ho la morte su uno che è già. Quindi questo qui potrebbe essere un problema. Se il paziente era in coda, ma se il paziente era in coda, in realtà ho la parte più semplice. Perché semplicemente io mi devo segnare che il mio paziente è morto. Set status. E semplicemente mi segno che è morto. Questo mi porta a dover modificare un poco quello che ho già scritto, ma adesso vediamo come. Se il paziente invece era ferito, ma attualmente sotto i ferri di un dottore, lo segno come morto e libero il dottore. Perché quel dottore lì, a quel momento lì, è disponibile per curare altri pazienti. Fino a qui siamo d'accordo su cosa succede quando ho l'evento che un paziente muore. Devo modificare leggermente questo perché quando un paziente arriva gli devo settare come stato. È in coda. Quindi quando un paziente arriva, io lo metto in coda, gli setto come stato che è in coda e vado avanti in questo modo qui. Quando un paziente muore, faccio questo e in realtà qui ho un altro piccolo problema ed è che io potrei avere in coda un paziente morto. Quindi in qualche modo devo ignorare o rimuovere i pazienti morti dalla coda. Come posso fare per rimuovere i pazienti morti dalla coda? Ma finché la coda non è vuota, io posso complicare un poco questo if oppure mettere un meccanismo che mi ripulisca la coda. Voi cosa preferite fare? Ripuliamo la coda. Come faccio a togliere tutti i pazienti che sono morti in cima alla coda? Allora, finché la coda non è vuota, e come faccio a fare a guardare il primo elemento senza estrarlo? C'è un modo per guardare il primo elemento senza estrarlo? Che funzione è? Potrebbe essere PIC. Allora, se non sbaglio, PIC guarda il primo elemento in cima alla coda senza estrarlo.
se me lo potete controllare vi ringrazio, ma io ho questo ricordo. Comunque esiste una funzione che mi permette di fare questo. Quindi finché la coda non è vuota e il primo elemento, punto, get status è uguale a un paziente morto, finché è così, semplicemente rimuovo il mio elemento. A questo punto, finché ci sono dottori e i dottori della e o la mia coda non è vuota, allora meno meno available doctors, eccetera, eccetera. Mi basta questo? No, perché magari il primo paziente era in coda e doveva essere curato, ma il secondo a questo punto è un paziente che invece dovrebbe essere rimosso. Quindi, visto che volete avere un meccanismo con cui Visto che volete avere un meccanismo per cui ripulite la coda, a questo punto dobbiamo ripulire la coda anche dopo aver assegnato un dottore. Quindi dobbiamo ripulirla prima e ripulirla dopo. P forse l'ho già usato? Sì. Facciamo PT. Quindi rimuovo tutti i pazienti che sono ancora in coda ma che in realtà sono morti. Poi tutti quelli, finché ce n'è qualcuno che posso curare, quindi la coda non è vuota e il dottore o un dottore disponibile, lo curo. A questo punto, se dopo ho dei pazienti che purtroppo sono in coda ma sono morti, li tolgo. A questo punto torno di nuovo nel while. Se c'è ancora qualcuno in coda e io ho un dottore disponibile, lo curo, eccetera, eccetera. Quindi, stiamo andando avanti un case alla volta, pian pianino. Dimmi. Cosa? Perfetto, perfetto. Il vostro collega dice togliamolo dalla coda. Ok. Quindi, se il mio paziente era, e a questo punto so che è sicuramente in questo caso qui, perché era in coda, mentre se lo stavo trattando è già fuori dalla coda, e quindi ho waiting list, punto, remove, com'è? Remove P e l'abbiamo rimosso dalla coda. Vi soddisfa questo? Grazie, ottimo. Allora, ho rimosso il paziente dalla coda e non ho più questo e non ho, devo più occuparmi di questo. Allora, quali sono gli altri eventi? Inizio la cura di un paziente. Cosa devo fare quando inizio a curare un paziente? Tendenzialmente cambio lo stato di quel paziente.
Quindi mi segno che quel paziente è attualmente in coda, è sotto, diciamo, sotto i ferri. Devo fare altro? Come? Ma il dottore in realtà l'ho occupato qui, perché qui non ho creato, in realtà quindi qui è diverso, ok. Allora, mi va bene la vostra idea. Il dottore lo occupo qui, però non so quanti pazienti posso. Qui in realtà ho un altro evento che mi dice è zero. Che è, diciamo, un millisecondo più avanti. Quindi il paziente inizia il trattamento fra un millesimo di secondo. Quindi il dottore in realtà io l'ho segnato occupato quando dico che fra un millesimo di secondo il paziente inizierà il trattamento. Ed è quello che faccio qui. Quindi quando io ho un dottore disponibile io genero tre eventi, diciamo. Il primo mi dice che io ho il paziente, fra un millesimo di secondo inizia il trattamento. Il secondo mi dice che sarà fuori pericolo fra 15 minuti, il terzo mi dice che fra 30 minuti sarà completamente guarito e il dottore può essere liberato. Quindi quando io inizio il trattamento di un paziente, io segno allo stato che semplicemente sto iniziando a curarlo. Non dovrei fare molto altro. Paziente fuori pericolo, che è quello che mi succede dopo 15 minuti. Che cosa faccio? Tendenzialmente cambio di nuovo lo stato del paziente. E segniamolo safe, per cui se successivamente arriva un evento del tipo il paziente è morto, non gli dovrebbe più succedere nulla. E full recovery. Tendenzialmente ho semplicemente un dottore che torna libero. Non dovrei avere nient'altro. Ditemi cosa ne pensate, questo è significativamente diverso da come l'avrei fatto io, ma specialmente nelle simulazioni non esiste un modo per farle. Quindi la quantità di scelte arbitrarie è molto molto grande. Quindi, sappiamo cosa fare quando arriva un paziente e diciamo che lo mettiamo in coda e lo aggiungiamo alla waiting list. A questo punto, se ci sono dottori e persone nella waiting list, occupo un dottore, tolgo il paziente dalla waiting list e creo tre eventi con quello che succede al mio paziente. Quando inizio a curarlo, quando è fuori pericolo e quando è totalmente guarito. Quando inizio a curarlo, semplicemente mi segno che sto iniziando a curarlo, il che mi serve se muore, perché in questo caso devo liberare un dottore. Dopo un po' segno che è safe
e di nuovo mi serve se muore, perché ignoro l'evento. Quando se muore ed è safe, semplicemente io ignoro l'evento, e dopo un altro po' di tempo mi segno che è completamente recuperato. Mettiamo qualche printf e proviamo con un paziente. Mettiamo qualche questo non dovrebbe succedere. Questo è quando un paziente arriva. Allora, ho qualche errore nel paziente. Che è ovviamente dove? Questo non è più così, ma... Set status. Allora, riguardiamo il... Secondo me così non funziona, però... Arrival. Facciamo un unico... Dov'è? DB. From arrival hash limit 1, un solo singolo evento. Allora vediamo un po' cosa succede. Probabilmente si pianta tutto. Sembra succedere nulla. Allora, vediamo cosa fa il main. Dunque, qui ho un... Questo main, sì. Perfetto. Allora, il paziente arriva, parte il trattamento, paziente fuori pericolo, paziente recupera completamente, paziente morto. Ovviamente paziente morto no, perché probabilmente in realtà non... Vediamo che il paziente arriva in questo istante, inizia il trattamento
un millisecondo dopo, perché non c'è nessun altro in coda, quindi lui inizia subito il trattamento, è fuori pericolo dopo 15 minuti, recupera completamente dopo 30 ed era comunque segnata la sua morte più avanti, ma io, se tutto va bene, ho ignorato il suo evento morto, di morte. Quindi, come faccio a tornare al codice? Io chiudo, prima o poi. Ok, allora guardiamo nell'ospedale. Beh, diciamo che se è safe la ignoro, se è già morto c'è un problema. In questo caso qui questo momento stava aspettando e in questo momento qui era sotto i ferri. Quindi vediamo un po' e non dovrei avere nessuna persona a cui succede qualcosa di male. Infatti arriva, inizia il trattamento, fuori pericolo e recupera completamente. Allora, il fatto che funzioni per una persona non vuol dire assolutamente nulla. Proviamo a vedere cosa succede se ho due, un dottore e due persone. Allora, un dottore e due persone vediamo l'ordine degli eventi. Arriva il primo, inizia il trattamento un istantino dopo l'arrivo del primo, arriva il secondo, fuori pericolo in questo istante qui. Completamente recuperato in questo istante, in quel momento lì il dottore si libera e quindi un millisecondo dopo può iniziare a curare il secondo, che inizia il trattamento in questo istante, è fuori pericolo in questo istante, completamente recuperato in quest'altro. A questo punto mi arriva l'evento del paziente che muore, ma lo ignoro. Perché non ho nessuna ragione, perché ormai entrambi i pazienti sono recuperati. Allora, mettiamo qualche persona in più e in questo momento dovrei iniziare ad avere pazienti che effettivamente, poverini, muoiono. Arriva, 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 arriva ed ecco qui che ho un paziente che muore mentre era in attesa. E un certo numero di pazienti che muoiono mentre sono in attesa. Diciamo che io non ho un medico, ma ne ho mille e in teoria non muore più nessuno. Sì, eccolo qui. Full recovery, full recovery, full recovery. Eccoli qua. E tendenzialmente non è morto nessuno perché comunque i miei dottori sono stati in grado di curare tutti quanti i pazienti. Allora, ok, in questo modo non mischiamo più di tanto.
arriva un paziente, inizio il trattamento, 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 questo qui ormai l'ho curato e vado avanti in questo modo. Ci sono dubbi fino a questo momento per quello che ho fatto? Allora, le cose da sicuramente su cui vale la pena di continuare a pensare sono: come faccio a tenere, perché uso la simulazione? Uso la simulazione perché voglio vedere che cosa succederebbe cambiando alcuni parametri. Alcuni di questi parametri li posso cambiare semplicemente cambiando un numerino, del tipo i medici invece di essere 10 sono 15, metto 15, run e vedo cosa succede. Altri parametri invece, per cambiarli devo cambiare il codice. Ad esempio, posso decidere di dire: va bene, tutti i pazienti che sono in coda da almeno tot e sono molto gravi non li curo. Può sembrare una cosa atroce, però magari in questo modo riesco a effettivamente utilizzare i dottori per cercare di salvare persone che possono essere salvate. Oppure tutti i pazienti che hanno questo livello di gravità li ignoro, perché tanto fra un mese, vabbè, fra una settimana, quando è che fra 24 ore passerà altro tempo. Allora, cambiamenti di questo tipo sono cambiamenti al codice. Io mi scrivo la mia procedura, tendenzialmente scrivo tutto qua dentro, tutto dentro questa procedura di step, faccio sotto procedure, comunque cambio quelle che sono le mie il modo con cui affronto il problema e vedo se riesco ad avere un vantaggio in qualche modo come risultato. Un'altra cosa che ci serve qui è un qualche modo per avere delle statistiche. Allora, solitamente io uso la simulazione perché sono interessato a delle statistiche. Quindi è molto comune che io costruisca una classe, ad esempio una classe statistiche, in cui man mano che succedono le cose me le segno e le visualizzo alla fine, o magari le visualizzo mentre la simulazione va. Se ho un amore per le interfacce grafiche, come buona parte dei giovani oggi, allora posso avere la mia interfaccia che mi mostra dei numeri che cambiano, magari un grafico che si muove. Questo richiede in realtà qualche conoscenza interessante che voi non avete ancora, però imparerete a farlo entro la fine del corso, e quindi sarete in grado di avere una finestra che si aggiorna mentre il programma sta andando, mostrandovi qualche cosa. Altra cosa su cui vale probabilmente la pena di perdere un po' di tempo, ma quello ve lo lascio fare a voi, perché io mi perdo, lo so, è la lista dei pazienti in attesa. Allora, la lista dei pazienti in attesa è una coda, una priority queue, quindi i pazienti vanno ordinati secondo un qualche meccanismo, e questo meccanismo deve tenere in considerazione sia l'istante in cui i pazienti arrivano, sia la gravità del paziente, esattamente come succede al pronto soccorso qui da noi. Ti viene dato un codice e prima passano tutti i codici rossi, poi tutti i codici di non so quale colore, e alla fine soltanto quelli che sono andati lì perché probabilmente non sapevano cosa fare la sera hanno, credo che sia, il codice bianco, e quindi pagano anche il ticket oltre a passare un sacco di tempo al pronto soccorso. Quindi prima vengono fatti passare i casi gravi, poi man mano si va avanti negli altri. Quindi la procedura con PER2 non è immediata, soprattutto perché uno dei dati è una enum. Allora, ci sono svariati possibili modi. Uno è quello di trasformare l'enum in intero, e se le enum sono diverse
confrontare i timestamp, se le num sono uguali, confrontare le num in intero, e questo mi obbliga poi a scriverle nel codice effettivamente, a partire da quella con priorità più alta andando giù, piuttosto che altri innumerevoli possibili modi. Però l'idea che voi siate in grado di fare una coda prioritaria, una classe che viene messa in una coda prioritaria, e la posizione di queste, degli elementi di questa classe dipendono da diversi fattori, non sono soltanto un int o un char, ma ho più campi che vengono presi in considerazione, è sicuramente qualcosa che vi serve, ed è sicuramente qualcosa che abbiamo chiesto in qualche esame passato in cui dovevate preparare e scrivere appunto la compare to per una struttura dati leggerissimamente più, diciamo, non totalmente banale, ma non neanche complicato. Quindi ditemi su che cosa possiamo metterci a fare. Allora, un qualcosa di totalmente irrealistico in questa simulazione sono i dottori. I dottori, non esiste una classe dottore. Quindi in qualche modo per me i dottori sono semplicemente un numerino di quanti dottori sono disponibili in un dato istante di tempo. Un modo in cui si può complicare e rendere un ticinin più verosimile questa simulazione è aggiungendo una classe dottore. A quel punto io ho i diversi dottori che possono essere disponibili oppure no. Quindi avrò un proliferare degli eventi, avrò anche degli eventi che mi dicono quando un dottore diventa disponibile o quando no. Quindi la mia classe evento tendenzialmente dovrà avere sia, potrà far riferimento a un dottore oppure potrà far riferimento a un paziente, e qui di nuovo lascio a voi decidere come gestirlo in Java, se fare come facevano gli antichi, avere un intero e poi sapere se questo intero si riferisce a un dottore o a un paziente, che come farei io, però è molto poco object oriented, oppure avere un qualche cosa che mi permette di discernere se sto parlando di un paziente oppure di un dottore, e quindi gestire anche gli eventi sui dottori, quando il dottore diventa libero, quando il dottore diventa occupato, dottori che possono essere più veloci, dottori che possono essere meno, dottori che devono fermarsi a un certo punto. Solitamente quando giocavamo con queste simulazioni mettevamo House, che lavorava 24 ore su 24 e curava tutti quanti in un tempo brevissimo, mentre gli altri dovevano fare turni, erano più lenti, e uno può divertirsi in questo modo. Ditemi, iniziamo a scrivere i dottori? Difficilmente arriverò a qualcosa di funzionante in 10 minuti, però possiamo partire. Allora, new class doctor. Allora, partendo dal paziente, direi che sicuramente il mio dottore avrà, beh, non avrà un triage visto che tendenzialmente è già sano, però potrebbe essere o al lavoro oppure in pausa, come si dice in pausa? Aiuto sull'inglese, XYZAQ, quando il dottore è in pausa. Avrà un nome, avrà uno stato. Allora, sicuramente ho bisogno di potrei aver bisogno di
una coda di dottori nel quale decido chi usare, e quindi a questo punto avrò una compare to. Ho bisogno di sapere quando due dottori sono uguali e di ricordate che equal e hash vanno sempre scritte insieme. Hashcode equals, che però posso semplicemente utilizzare come hash. Di nuovo uso il numero magico di Knut e per chiedermi se due dottori sono uguali, ma direi che l'ha fatto, è già questo. Semplicemente controllo gli ID, se gli ID sono uguali i dottori sono gli stessi, se gli ID sono diversi i dottori non sono uguali. Poi i dottori hanno un nome, ma chiaramente dovrò andare a creare i dottori e mettermi le mie informazioni. Per quanto riguarda l'ospedale, avrò bisogno di una struttura che mi contiene i miei dottori, che potrebbe essere una coda da cui io pesco il primo che è il dottore disponibile, oppure una lista e la scorro, dipende da come volete comportarvi. Devo importare il doctor, chiaramente. Ok. E a questo punto, nei miei eventi, ho bisogno di aumentare il numero di eventi, perché avrò, che ne so, doctor, quali eventi posso avere sul dottore? Quando un dottore diventa disponibile, e quando un dottore diventa non più, e quando un dottore diventa non più disponibile. Ho il problema qui di non aver più, di non poter più utilizzare un semplice intero per un paziente, ma di dover decidere come comportarmi in un modo che sia più carino dal punto di vista object oriented di Java. Allora, ripeto, la versione brutale da programmatore vecchia guardia in C è avere un intero e poi io so se quell'intero si riferisce a un paziente o a un dottore. Una versione più bella in Java quale potrebbe essere? Quello che potrebbe servire è un qualche cosa che può essere o un dottore o un paziente. Come? Possiamo estendere la classe e cercare di esatto, e di avere un qualcosa che può essere o un dottore o un paziente, poi io nel mio evento riesco a discriminare, magari non ho nemmeno l'intero, ma ho direttamente il riferimento al paziente o al dottore. Detto questo, però, sono le 2:26:27, quindi direi che ci fermiamo qui e che la vostra esercitazione della prossima settimana, in cui comunque
vengo io, quindi mercoledì prossimo, sarà fondamentalmente fare il simulatore e farlo girare. C'è una domanda? No, no, ti vedevo con la mano. Ok, 2 e mezzo, qualche dubbio, domanda? Parere sulle simulazioni? Meglio le simulazioni o la ricorsione? Meglio le simulazioni, d'accordo. Va bene.